ci racconti la nebbia. Seconda cosa, i dislivelli. Beh, io li metto più vicino a lei. Seconda cosa, i dislivelli. E i dislivelli, nessuno in paese, parlo di qua, sapeva che ci fossero questi dislivelli. Uno era davanti al municipio, c'erano 10-15 cm d'acqua, 50 metri più in là vicino alla chiesa erano 2 metri. Un po' più in là c'era l'asilo, 3 metri. E nessuno si era mai accorto di questi dislivelli. Questo confortava che quando, mentre noi davanti all'ufficio postale, diciamo che è arrivata l'acqua, stavamo guardando l'avanzare dell'acqua piano piano, dall'altra parte del paese c'era un torrente morsicoso che girava. Un altro particolare che vi dico, che l'acqua avanzava piano piano, era preceduta da tutti gli animaletti, bisci, topi, rospi, lepri, che scappavano piano piano, perché scappavano. Ecco, questo è il lato generale. Per quello che riguarda me e la mia famiglia, noi vivevamo in centro, in un appartamento al primo piano, che sotto c'era l'ambulatorio di mio padre con un metro d'acqua, e per 5-6 giorni abbiamo avuto 18 sfollati in casa, fra appartamento e solaio, c'erano accampati così, che erano venuti via preventivamente. Per... Poi in alcuni giorni successivi venivano a mangiare da noi, a scaldarsi un po', due barcaioli del Brent, del Garda, i barcaioli del Garda, bravissimi, utilissimi e bravissimi. E il giorno successivo all'arrivo dell'acqua, mentre stavamo su, dove c'era meno acqua lì davanti al municipio, cercando di trovare delle assi, dei travi per far su una zattera, delle passerelle, eccetera, così, improvvisamente sentì uno scroscio tremendo ed era crollata a 100 metri di distanza una palazzina dove c'erano dei bambini prima affacciati. Allora istintivamente in tre ragazzi, erano ragazzi allora, ci siamo immersi in questo torrente di fango, di acqua, eccetera, lì, cercando di afferrare tutti gli indumenti che passavano per paura che fossero i bambini, che fossero nell'acqua, perché così. Stati 3-4 minuti drammatici, dopo ci hanno urlato, i bambini miracolosamente erano salvi nell'altra parte della casa. Siamo tornati su, questo ci è costato più di 3 ore vicino alla cucina economica caldissima, una botta di freddo che mi ha ricordato. Ecco, questo è un altro episodio così, un altro episodio che dopo, quando ho fatto saltare la fossa di Polesella e hanno cominciato a chiudere le falde, l'acqua ha cominciato a decrescere. E allora, sono messo male, l'acqua ha cominciato a decrescere, capito? E allora io e un mio amico, un certo Paride, un paesaggio qua, siamo partiti per andare a Rovigo a sentire come andava e a reazionare. E siamo andati su per, come si dice, la linea ferroviaria che era completamente distrutta, cioè una fotografia in tasca qui, traversine dirette, le rotaie giù da in mezzo a carcasse gonfie di buoi, di cavalli, e siamo arrivati in maniera difficile fino al passaggio a livello di Grignano, dove la strada era più alta. Allora abbiamo fatto un pezzo di strada fino alla Tassina. La Tassina in barca ci hanno portato a quello che era il porto di Rovigo, cioè al bassanello, la discesa del ponte dell'Adige, dell'Adigetto e Bassanello, lì c'era il porto di arrivo di tutti i soldati, i merci. Da lì siamo andati in prefettura, le prefetture ci hanno un po' rifacillato e siamo ripartiti con 3 paia di stivali di gomma grandi che servivano, perché più che in piazza Rovigo servivano là. Che ho letto l'altro giorno che poi il prefetto si era messo in una barchetta fuori, pronta eventualmente se arrivava l'alluvione. E così siamo tornati a qua, e questa è la parte, diciamo... E la gente lì come reagiva? Gli alluvionati come si comportavano? Poveretti, bravissimi, tutta gente brava, tutta gente bravissima. Poi abbiamo avuto... Perché prima con la radio ci davano le notizie, perché prima è stato un paio di giorni senza corrente elettrica. Poi è arrivata con la radio la notizia purtroppo di quella tremenda tragedia che è stato il camion della morte, una roba indicibile. E così basta, ecco, grosso modo queste sono le mie avventure, poi ne avrei una personale, ma insomma.